Si è tenuto questa mattina in sala giunta il convegno Dalla scuola materna al sistema integrato 06, promosso dall'ANCI e dal Comune di Napoli in collaborazione con Andis e Cidi. Aperto dai saluti del sindaco Luigi De Magistris, l'evento è stato organizzato dall'assessorato all'istruzione per rilanciare il tema del governo pubblico nei processi di programmazione e relazione dei servizi e dei presidi da 0 a 6 anni, con particolare riguardo all'integrazione tra soggetti pubblici e privati. Le risorse vanno messe, i comuni non ce la fanno più, io non so più come dirlo, resistiamo da 7 anni, è una resistenza che non può durare all'infinito, l'ANCI sia più forte, l'ho detto tante volte, l'ANCI si liberi non solamente se viene meno il Presidente del Consiglio che magari ti era amico e ti diceva non esagerare, sui diritti bisogna esagerare, cioè se i diritti sono soppressi non ti deve importare se il governo è amico, è nemico, è della tua parte politica, i sindaci. Io quando parlo con i miei colleghi sindaci, alla fine della discussione gli dico scusami, non è una curiosità, ma tu di che partito sei? Perché i sindaci alla fine devono dare le risposte ai diritti e bisogni che da Palermo a Torino più o meno sono gli stessi, da Venezia a Reggio Calabria più o meno sono gli stessi, sono delle differenze enormi. Quindi io vorrei invitare tutti quanti a essere in questo paese più uniti. L'Italia riparte non se dici prima gli italiani, noi siamo partiti dicendo prima i napoletani, ma non escludendo altri, nel senso di dire prima noi dobbiamo capire che un'identità forte tu la crei se crei una coesione, la coesione si crea se valorizzi le differenze e soprattutto se stai vicino a chi è più debole, i sindaci queste cose le capiscono, quindi l'appello che vi voglio dare è che Napoli ci sarà in questa battaglia per le scuole, ci sarà perché finalmente finisca una sovrapposizione normativa, istituzionale e formale che non si riesce più ad accettare tra regione, città metropolitana, comuni, governi, spesso si fanno progetti che si sovrappongono, la regione fa un progetto, poi si viene a scoprire che c'è la città metropolitana, le città metropolitane non vengono riconosciute e potrei continuare all'infinito. Lo scopo di questa riflessione è quello di mostrare innanzitutto quanto il Paese possa essere diviso sulle buone pratiche per l'infanzia e quanto invece bisogna puntare ad un'unità, bisogna puntare a omogeneizzare il sistema, perché se noi vogliamo occuparci del segmento 06, del segmento dei più piccoli come un segmento formativo, dobbiamo innanzitutto raggiungere un'integrazione reale e sostanziale tra zone del Paese, tra tipologie di scuole, scuola dell'infanzia comunale, scuola dell'infanzia statale, nidi pubblici, nidi privati, nidi gestiti dalle cooperative. Dobbiamo puntare ad un'integrazione reale che dia cioè le giuste risorse, la continuità di risorse a tutte le aree del Paese.